Le notizie 60 secondi. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per temporali improvvisi e intensi dalle 10 alle 22 di domani, 2 luglio. L'isola di Proci è stato teatro di inquietanti scoperte con il ritrovamento di resti umani in due diversi punti. Il primo è avvenuto sulla spiaggia della Chea, dove sono stati ritrovati i resti di una persona, un osso della gamba e quelli di un piede. Il secondo a Punta Ottimo, dove è stato rinvenuto uno scheletro intero. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Alleggerire lo sbarco a Casa Micciola di mezzi pesanti, e questo è il senso dell'iniziativa del sindaco Giosi Ferrandino, che è stato oggetto di un incontro questo pomeriggio in prefettura. Lo scopo è quello di evitare che mezzi troppo grandi e pesanti circolino per le strade dell'isola, il commento del primo cittadino termale. Incontro dalle amministrazioni comunali di Capri ad Anacapri con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per affrontare le problematiche che investono l'isola, dalla sanità ai trasporti. Un prossimo aggiornamento è previsto nelle prossime settimane. Si è aperto il calciomercato estivo del campionato di eccellenza con una grossa novità. Giovanni Filosa lascia il Real Forio per approdare a Nola. Il gruppo 2014-2015 della Futura ha conquistato un nuovo trofeo, il World Cup Città di Aversa. Oltre al successo di squadra, spazio e anche un riconoscimento personale per Alessandro Buono, premiato come miglior giocatore del torneo. Prossimo appuntamento domani alle 13:00.